Come sputare via il veleno, quello che è successo alla GSA più di Udine che dopo anni di tentativi ci è riuscita, ha ottenuto la promozione in Serie A meritata, meritatissima, in una stagione lunga dai tanti risvolti che analizzeremo quest'oggi sotto tre diversi punti di vista con grandi protagonisti, ripercorrendola dal passato al presente e con un occhio al futuro, dal punto di vista dirigenziale, presidenziale con proprio il Presidente Alessandro Pedone. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera a tutti, eccomi qui. E poi dal punto di vista tecnico-tattico, chi meglio di lui è l'artefice in campo di quanto accaduto pochi giorni fa, Coach Lino Lardo. Buonasera Coach. Ciao, ciao a tutti. E poi dal punto di vista giornalistico ovviamente la nostra voce femminile del basket, Barbara Castellini, Mondodinese. Ciao Barbara. Buonasera Stefano, buonasera a tutti. Siamo qui per ripercorrere un'annata che è stata davvero un bel film, eh, che abbiamo anche riassunto in alcuni momenti culminate proprio in quella che è stata la festa. Finale perché dicevamo dal passato al presente fino a un occhio al futuro, questo è un po' il nostro percorso della trasmissione perché ci sono stati dei momenti cardine di una stagione, come abbiamo detto, vincente, molto interessante. Partiamo proprio subito dal primo momento: dovremmo avere alle nostre spalle nel video il collage, insomma, degli otto momenti che abbiamo scelti così della stagione, che possono essere così riassunti. Si parte. Dal momento uno, perché tutto inizia bene o male, lo analizzavo anche sui giornali l'altro giorno, da una sconfitta, vale a dire eh, dalla sconfitta dello scorso anno contro Bergamo. In panchina non c'era ancora coach Lino Lardo, press, però è stato anche quello l'inizio di questa splendida avventura. Sì, nasce tutto con la sconfitta bruciante contro, contro Bergamo. Una sconfitta che non ci aspettavamo, una sconfitta che eh, diciamo, è stata un fulmine a sereno in quanto anche l'anno scorso consideravamo di avere una, 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 una macchina da guerra. Eh, purtroppo non era così, purtroppo Bergamo è stata, è stata più attenta, più, più, più sul pezzo di noi, noi siamo arrivati un po' sulle, sulle ginocchia a fine stagione. E Bergamo, come ci ha dimostrato anche quest'anno, non era assolutamente lì per far numero, ma era lì per, per, per tentare di giocarsela fino in fondo. E quello che è successo è stato purtroppo visto da tutti, tra l'altro davanti al nostro pubblico in casa, eh, ci siamo afflosciati andando a perdere in una partita, tra l'altro neanche molto bella, perché se non ricordo male fu 51-52, una cosa del genere, una partita dal punteggio bassissimo, una partita che poi eh, oggettivamente eh, avevamo potuto anche portare a casa, ma non sarebbe stato giusto vincere col senno di poi, in quanto Bergamo ce l'aveva messa tutta, mentre noi eravamo andati un po' a rilento. Rispetto a quelle che erano le nostre possibilità. Eh, bisogna dirlo la, la verità: insomma, lo sport poi alla fine dice sempre la verità. Eh, detto questo, lì è chiaramente stato un bivio: è stato un bivio anche perché avevamo fatto tanta fatica per riportare l'attenzione sulla pallacanestro cittadina, e a quel punto il bivio era oggettivo, era, eh, bisognava rilanciare. Ai miei occhi quello che più mi aveva colpito era stata la stagione della Fortitudo Bologna, in quanto la Fortitudo a tre quarti di campionato aveva cambiato guida tecnica mettendo Matteo Boniccioli. Addirittura avevano cambiato anche Presidente, lì in un eccesso forse di, di, di impeto, ma lì è una struttura societaria molto più complessa e articolata della nostra, con una pluralità di soci. In questo caso a me aveva colpito il fatto che Bonicioli nel giro di poco era riuscito a, a mettere delle regole in spogliatoio che forse fino a quel momento non c'erano, b, a portarli poi alla vittoria fino in fondo. Eh, questa cosa. Mi ha colpito, mi ha colpito per come è avvenuta, perché la fortitudo io l'avevo considerata sempre più debole di noi. Aveva tra l'altro perso sia l'andata che il ritorno con noi e quindi avevo il mio ben per pensarlo. Eh, vederla poi vincere fino in fondo con un pubblico spettacolare come hanno loro a Bologna, eccetera, mi aveva colpito favorevolmente. Io sono un uomo che, grazie al cielo, non sa cos'è l'invidia, per cui io, da, da, da situazioni di questo tipo, prendo il meglio. E quello che mi è restato è stato l'esempio della loro società. Quindi, io la prima cosa che ho chiesto quest'estate a Davide è stato di ricominciare dall'allenatore. Nulla togliendo a Corpacci che ha fatto il suo, ci ha messo l'anima, eh, sicuramente ha messo tutto quanto poteva per poter portare a casa il risultato che, purtroppo, non era arrivato. Eh, insistere su Luca era secondo me sbagliato, e a quel punto ho deciso con, di, 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 di dare un cambiamento, portando a casa una guida tecnica il più possibile. Diciamo con un curriculum importante, ma che a questo curriculum corrispondesse anche una uh, umiltà intellettuale, una libertà intellettuale di capire che veniva in una città sì dal blasone importante, ma in una società che sta ancora oggi strutturandosi per crescere. Eh, quindi serviva una persona oltre che brava, anche intelligente. Ed ecco qua appunto <ride> si riparte dal meglio, questo è stato il monito da parte proprio del presidente Pedone e arriviamo al secondo momento, lo possiamo eh, vedere in play perché è importantissima ovviamente la scelta della guida tecnica, per, perché per fare una grande opera ci vuole un grande demiurgo, ci vuole eh, qualcuno che sappia plasmare in campo i tanti talenti ed è arrivata la scelta di eh, coach Lino Lardo, insomma una chiamata come si è sviluppata quest'estate, la scelta poi sentiremo anche qualche Parola del post partita di venire a Udine di accettare questa sfida. No, beh, intanto era un momento dove chiaramente io avevo sentito altre, altre soluzioni. E quando eh, mi è arrivata la, la chiamata di Davide, che con molto, proprio in punta di piedi, mi dice: Hai, hai voglia di sentire cosa vogliamo fare? Che è il tuo progetto, io, ho detto: Assolutamente sì, perché è chiaro che era una proposta di lavoro ed era una proposta importante perché sapevo che Udine stava da qualche anno provando a fare qualcosa di importante. Io, da avversario, sia da giocatore che da allenatore, ero già stato molte volte a Udine. Sapevo che era una città di basket, sapevo appunto la storia di Udine e questa cosa mi intrigava molto. Il primo contatto, il primo colloquio che abbiamo avuto insieme con il eh, presidente e con Davide, insomma, ci abbiamo messo poco, no? come abbiamo detto a. A, a, a piacerci, a me è piaciuto molto eh, il progetto, la voglia, l'entusiasmo proprio che, che traspariva dalle parole del Presidente e chiaramente mh, mi sono messo subito a disposizione, ma veramente, e per me era una sfida comunque importante, ma nello stesso momento era anche un'opportunità importante anche per me stesso, mi sono messo con molta umiltà, ma anche con molta gratitudine che ho detto a fine partita non so se il prezzo si ricorda nel nostro abbraccio, detto, ti ringrazio molto di avermi scelto per questo progetto e questo lo confermo. E sentiamo anche proprio nelle parole post finale di coach Lino Lardo quello che è stato un suggerimento importante. Poi, magari, se vuoi, coach lo commentiamo insieme. Mi vengono in mente tante cose, eh, però, personalmente vorrei. L'anno scorso è mancato mio papà e che era un mio tifoso pazzesco e gli avevo promesso che gli avrei regalato qualcosa e dall'Assù mi ha guidato anche perché quest'estate io stavo per firmare un'altra squadra, io gli ho chiesto se per cortesia mi faceva fare la scelta giusta e credo che me l'ha fatta fare venendo qui a Udine. Vorrei ringraziare tutte le persone che mi vogliono bene, che mi hanno seguito e mi seguono sempre. Con Iniziando dalla mia compagna Malì che è fantastica e da tutta la mia famiglia, qui c'era mio fratello, mia figlia e tutti i miei amici che mi seguono sempre. Scusate mi dilungo però è importante per me perché mi, danno, mi hanno dato la forza per poter fare il mio lavoro nel, nel, modo, nel, nel modo migliore possibile. E per ultimi chiaramente quello che ho detto prima, tutti, tutti quelli che fanno parte e vogliono bene alla GSA ovviamente si è una scelta ben indirizzata, direi anche dall'altra. Assolutamente sì. E a te Barbara voglio chiedere, da addetta ai lavori ma anche da tifosa, ha avuto tanto da questa piazza, ovviamente con Ciro Leonardo, ma ha dato tantissimo. Insomma, ho avuto la sfortuna di conoscerlo solo troppo recentemente, però una persona davvero che ci voleva a questa piazza, alla mano che gira spesso in bici, poi può sentire, per udine, si ferma a parlare con i tifosi un allenatore che ha vinto così tanto non è semplice. Eh, guarda, io ricordo benissimo il giorno che è stato presentato Coach Lardo, personalmente non lo conoscevo, ma mi fece subito una grandissima impressione. Tant'è che a qualche collega così a caldo io non avevo vissuto da vicino le vicende recenti della CSA, disse, secondo me questa è la stagione, ma proprio perché. Mi aveva dato una certa fiducia, mh, mi era piaciuto il modo in cui si era posto. E proprio a Montecatini l'altra sera io ho detto un grazie speciale proprio a lui e a Vanuzzo, perché sono eh, due persone che sono arrivate da realtà decisamente più alte rispetto a quelle che mh, rappresentate dal campionato di Serie B. Si sono messe in gioco sposando il progetto, che è una parola chiave oggigiorno per qualsiasi realtà sportiva, non solo cestistica. E hanno dato tantissimo. Io penso che proprio la, la scelta della società di e affidare la squadra totalmente, anche le parole del Presidente Pedone durante la stagione, di dire che questo era un po' il leader massimo no, della squadra, cioè colui che andava ascoltato e seguito per arrivare all'obiettivo e nessuno ha mai perso di vista l'obiettivo. Questo è stato il grande merito che ha avuto società, staff tecnico e squadra dal primo all'ultimo giorno. E quindi un grazie di nuovo, sincero. A proposito di leader nel terzo momento che abbiamo scelto eh, c'è un giocatore importantissimo vale a dire la scelta di affidare la fascia di capitano a Manuel Vanuzzo non di certo una scelta semplice da prendere anche qui eh, come maturata presso insieme al coach la scelta? No, questa è una decisione mia, non è del coach. Dopodiché il coach credo l'ha vallata poco dopo, ma sono stato io a fare un po' un colpo di testa, nel senso che anche Vanuzzo per noi era una cilindrata al di sopra di quello che erano le più rose aspettative e anche lui, esattamente come il coach, ha ascoltato il, le nostre sirene incantatrici. Un giorno ci spiegherà bene il perché, questo non lo sappiamo perché ognuno poi nel suo intimo ha le sue motivazioni. Eh, nel senso che lui arrivava da capitano della, della squadra scudettata, quindi insomma era veramente una scelta anche per lui, un cambio di vita incredibile, cioè passare dalle dalle spiagge della costa smeralda a Lignano, insomma era un bel, era un bel giro da, di boa da fare, però a parte gli scherzi, lui originario tratto qui di, 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 pare di Meolo, se non ricordo male, o di Dolo, ad ogni buon conto era un po' riavvicinarsi a casa, e ci ha ascoltati e noi avevamo bisogno comunque di una figura carismatica sia in spogliatoio che in campo. Eh, non che gli altri non ce l'abbiano, perché poi dopo diffuso le, le figure carismatiche, nel gruppo ce ne sono entrate molte, motivo per cui ci, serva, ci serviva un allenatore che sapesse gestirle. Eh, però ehm, devo dire la verità che quando lui ha accettato anch'io sono rimasto veramente contentissimo. Quando l'ho conosciuto. Nel giro di poco, anche in quel caso istintivamente, intuitivamente, io ho un po' forzato la mano al mio general manager Micalic dicendo voglio che faccia il capitano. Nulla togliendo al bravo Zacchetti che l'aveva fatto in precedenza anche con buoni risultati. Però io nella nata precedente avevo visto accadere delle cose in campo che non mi erano piaciute per niente eh, e, e non volevo che questa cosa si avesse a ripetere mai più. Nei confronti dell'allenatore e di conseguenza nei confronti della società, quindi perché quando si tocca l'allenatore si tocca la società. È ovvio che, quindi, Manuzzo da questo punto di vista mi dava tutte le garanzie del caso che poi si sono applicate eh, per quello che riguardava la, la, la tenuta della rotta diciamo, eh, da parte dei giocatori e il mantenimento di una linea comune fra allenatore e, eh, e spogliatoio. Eh, da un lato, dall'altro poi si è rivelato un fenomenale giocatore, cosa non da poco, nel senso che eh, Vanuzzo è stato un po' il baricentro della squadra, è stato il cardine su cui puntare. No? Scherzando con l'allenatore, dicevo è come una bussola: la bussola ha una base, no? dopodiché bascula. Se non hai la base, la bussola non si muove no? e, e gli urti la, la tengono. Ecco, In questo caso, è stato veramente mh, questo per noi, Manuel. Anche nelle partite in cui magari eh, non ha segnato molto oppure non è stato no, in termini di efficacia visibile, lo è stato invece per quanto riguardava l'alchimia della squadra. Questo gli va è un merito che gli va assolutamente riconosciuto e che credo tutti, in maniera unitaria, inclusi tutti i giocatori, glielo abbiano... Eh, Riconoci sicuramente tutto. Torneremo sui giocatori poi nella nostra seconda parte Soprattutto pensando alla stagione Momento importante che abbiamo raccolto sempre nel nostro collage Il quarto momento eh, Nel pieno del duello con Orzinuovi eh, C'è stata quella strepitosa vittoria in trasferta Insomma un eh, più 30 e rotti Che ha fatto capire chi davvero comandava in quel raggruppamento Coach sì, ci sono stati tanti momenti importanti durante il percorso. Ma io vorrei anche dire la sconfitta con Orzi Nuovi in casa dopo quattro giornate. E tutti erano preoccupatissimi perché, oh mamma mia, si perde contro la nostra diretta. Ma il nostro percorso, il nostro pensiero era molto più lontano. E credo che un nostro punto di forza sia stato proprio questo, di crescere, di continuare a lavorare senza guardare all'assillo del duello con Orzi Nuovi oppure con, con Bergamo, senza perdere vista all'obiettivo di continuare a crescere. Che ci ha portato a giocare le partite decisive con una maturità e una forza sicuramente rispetto agli altri avversari, maggiore. Chiaro che quella. Quella Vittoria ci ha dato, ci ha permesso anche di arrivare primi perché comunque Orzei Nuovi, anche con un po' di difficoltà, non mollava mai. No? noi vincevamo di 30 e loro vincevano di 2 con altre squadre, però eravamo sempre lì. Quella partita, sicuramente, è stata una prova di forza importante. Prova di forza importante, poi nel mercato, insomma, invernale. Tornando al nostro collage al momento 5, sono arrivati due nomi non assolutamente da poco di Giulio Maria e Porta. Insomma, quando si è andato ad assistere alle presentazioni. Barbara qui era il segnale che si voleva fare il salto di qualità e non lasciare più nulla al caso Ma certo Di Giulio l'avevamo già conosciuto e aveva ancora tra virgolette un conto in sospeso da chiudere con la società di Udine perché aveva vissuto il momento più difficile della precedente gestione quindi voleva rimettersi in gioco poi porta un giocatore di grande curriculum con esperienze a livello proprio altissimo proprio in Italia, quindi sono stati due rinforzi importanti in un periodo perché dobbiamo anche ricordare tutte le difficoltà che ci sono state in questa stagione, in cui la squadra era eh, subissata dagli infortuni, ci sono state, mi ricordo, settimane in cui Coachelard doveva 5-6 effettivi con i quali lavorare ed eravamo magari anche alla vigilia di partite chiave, ci sono stati tanti problemi da questo punto di vista, c'era l'esigenza di allungare il roster anche in vista di un campionato che sarebbe stato, come tutti ci auguravamo, molto lungo. Quindi, sulla, eh, di Giulio è stato sicuramente un elemento che mh, è stato un po' uomo squadra, un po' eh, allenatore in seconda, tra virgolette. Ha sempre dato un sacco di consigli ai compagni, ha Porta, portato quella qualità in certi momenti chiave. Non ultima la prestazione di sabato sera a Montecatini che sono poi risultati decisivi. E poi c'è stata la serie, ormai famosa, entrerà negli annali, contro Bergamo, è il momento numero 6, ovviamente, della stagione. Proprio di Giulio Maria ci disse che. Quella serie ha dato davvero conto di quali erano le problematiche di un campionato che aveva visto Udine vincere spesso di 20-30 punti e lo andiamo a rivivere quel finale di gara, davvero bellissima questa immagine che eh, fa vedere proprio tutti i tifosi che abbracciano i giocatori, anche qui con le parole di uno dei nostri protagonisti in studio, del presidente Pedone, proprio subito dopo la vittoria di gara 5, una serata indimenticabile. E si va, si va, si va. a Montecatini strappato il biglietto finalmente dopo cinque gare interminabili. La festa del settore D, la festa è della GSA PU di Udine. Una grandissima partita, un punteggio mai stato in discussione. Adesso cercheremo di buttarci anche un po' nella mischia per sentire le opinioni, le sensazioni, le emozioni di chi ha portato a casa questo grandissimo risultato. Il controsorpasso è stato effettuato dopo l'1-2, era riportato in vantaggio. Bergamo è arrivata in 3 a 2 nella serie davvero eccezionale la serata per la GSA, magari poi lo sentiremo più con calma, ma adesso il commento è caldissimo del Presidente, Pedone dovremmo cercare di portarlo a casa Presidente, fatta Eh, guarda che roba eh. sono ormai 4 anni che aspettavo questo momento e la verità è ancora più emozionante di quanto immaginassi Adesso il grande abbraccio, bellissimo! Bellissimo, bellissimo, bellissimo! E grazie a questo pubblico stupendo che ci ha sostenuto tutto l'anno. Torneremo anche sul pubblico presto, però. Sono emozioni che ancora, sì, sì, sono, sì, ben ancora sono. Sono ancora belle e vivide. No, ehm, sì, è stata una serata magnifica, è stata una serie magnifica. Eh, nel senso che Bergamo ha dimostrato da subito di essere un cliente ostico. Um, tra è un cliente che noi proprio soffriamo in maniera a, a, forse anche al di là delle loro potenzialità perché si innestano, questo lo spiegherà poi il coach, si, non, 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 sono molto, molto bravi a metterci in difficoltà. Eh, per di più è chiaro che a quel punto oh, la pressione si comincia a sentire. La cosa che più ci ha aiutato io credo è stato il fatto di avere dei giocatori eh, abituati alla pressione. E chiaramente alla lunga eh, questo si sente, si è visto in gara 5 con Bergamo e si è visto ancora di più sabato sera a Montecattini. Eh, non, 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 non era, non, non, Bergamo. Io credo che sia andata anche oltre le proprie, le proprie forze. Eh, le proprie capacità, comunque con un roster ben costruito, io credo che Bergamo possa plausibilmente, se il Presidente insisterà a essere eh, negli anni a venire la prossima, la prossima che ci raggiungerà, questa è una mia così eh, buttad, yeah. butta, butta, però credo di non sbagliare. Ad ogni buco, prego. No, no, prego. Ad ogni boccotto la serata è stata incredibile, abbiamo avuto un pubblico numerosissimo, non dirò mai il numero perché ci sono state molte polemiche sull'argomento e non ho nessuna intenzione di riaprirle. Eh, abbiamo avuto un pubblico numerosissimo e soprattutto caldissimo, perché al di là del numero che purtroppo il Benedetti quello tiene anche con magari un po' di aiuti da parte delle istituzioni, quello tiene. E comunque abbiamo avuto un pubblico che è stato in piedi per metà dell'ultimo tempo ad applaudirci, a cantare con il tifo organizzato. Queste sono cose rarissime, eh, soprattutto rarissime eh, nella Pallacanestro e ancora più nella Pallacanestro a, a certe latitudini, non voglio dire udine, ma a certe latitudini in assoluto è eh, chiaro che sul centro-sud sono un po' più caldi, ma noi abbiamo dimostrato di essere caldissimi e di avere un, una, una, un affetto da parte della città per la nostra squadra che veramente è andato anche oltre quelle che erano le nostre previsioni. Lo si è dimostrato poi successivamente alla finale, eh, dove forse ne parliamo dopo, non lo so, sì. ma ecco, okay. eh, comunque è stato un abbraccio fortissimo che tutta la città ci ha dato dal primo all'ultimo momento. L'abbraccio della città è importantissimo, anticipiamo a questo punto il momento 8 e poi andremo al settimo perché non è un momento della stagione ma è una costante della stagione. Il punto che abbiamo scelto vale a dire proprio i tifosi, il settore D e comunque anche i tifosi che in casa non hanno mai fatto mancare il proprio affetto. C'è stata ovviamente, sono spinti dai grandi risultati di Barbara, però una risposta importantissima. Una piazza dove il basket è uno sport, diciamo in qualche modo naturale, vissuto proprio vicino e i risultati che la squadra poi ha ottenuto nel corso della stagione hanno aiutato chiaramente ad accrescere. Anche noi ci siamo accorti come mondo udinese di quanto poi nel corso dei mesi da un interesse magari un pochino più distaccato sia diventato invece qualcosa di più passionale che ognuno ha cercato. Io stessa ho ricevuto nelle ultime giornate tantissimi messaggi di gente che. Che mi chiedeva, ma per venire al Benedetti come faccio per seguire eh. i playoff, anche poi per Montecatini stesso, più di qualcuno si è informato. Insomma, mi ha fatto piacere perché è una piazza che aveva bisogno di, di rivedere, di riabbracciare una squadra, di rivivere quell'entusiasmo che la società ha cercato fin dal primo giorno di questa lunghissima stagione e l'obiettivo è stato raggiunto anche in questi termini. Eh. L'unica cosa adesso speriamo ovviamente che la sede esatto. sia quella adeguata allora, perché quello che di ci è il culmine di una stagione, chiudendo la parentesi proprio della stagione appena conclusa, è come anticipava giustamente anche il Presidente Fedone, è la finale di Montecatini, la finale contro uh, Forlì che aveva anche un grande pubblico. E Coach, lei di finale insomma se ne intende, però... Come si prepara una partita del genere? Pochi giorni, tanta adrenalina ci vuole, però anche la lucidità nei momenti giusti. Sì, una finale il coronamento di un campionato faticosissimo, difficilissimo, una formula secondo me assurda, però che insomma eravamo costretti a giocare. Ma eh, io ero convinto che eravamo pronti per molti motivi, che ho detto la costruzione di una squadra sempre abituata a vincere e sempre in, in miglioramento. Eh, formata da giocatori di esperienza, eh, avendo anche un buon equilibrio e la serie con Bergamo sicuramente ci ha aiutato a sopportare anche quel tipo di partita e di pressione. Sapevamo che tutti dicevano: eh, ma dopo la quinta partita con Bergamo sarete stanchi, ma io ho detto che queste partite qua si vincono più con la testa che con le gambe e, e così è stato. È solamente il finale di partita dove loro comunque hanno fatto il massimo sforzo per riprenderci, ma noi negli ultimissimi secondi siamo stati più lucidi e credo che meritatamente l'abbiamo portata a casa. In due giorni non abbiamo caricato i ragazzi di troppa pressione pensando troppo a Forlì, ma soprattutto a concentrarsi sulle nostre potenzialità e su quello che sapevamo fare e questa è stata credo la formula vincente. Gara 4 al Palai dal Cementi forse è stata la vera svolta della stagione lì le spalle al muro insomma sono qualcosa in cui è sì. difficile avere che Sì, anche questo non ti voglio dire che eravamo tranquilli perché avevamo la, tutta la pressione del mondo, spalle al muro, ma anche è vero che avevamo lavorato tutto l'anno proprio per quello. Eh, devo dire che poi alcune diciamo considerazioni sulla nostra gara 3 eh, secondo me sono state anche un po' ingiuste perché abbiamo fatto una partita di, di livello, di spessore, abbiamo trovato questa serie una una Bergamo degna avversaria che finché ha avuto, gli è andato tutto bene ci ha messo in grandissima difficoltà, quella gara 3 sicuramente Bergamo ha giocato la miglior pallacanestro che si poteva giocare e noi sai che non ci siamo mai attaccati agli errori arbitrali ma siamo spesso stati penalizzati oltremodo in quella partita, ma meritatamente ha vinto Bergamo, ma io ero convinto della nostra maturità e che avessimo giocato una partita importante in gara 4, sì. che poi è, quella, è stata veramente quella decisiva per la sì. promozione. Sì, sì, effettivamente sì, contro Forlì magari qualcosa a livello arbitrale si poteva anche dire, però non lo abbiamo fatto perché ovviamente c'è stata la vittoria. Presidente, le volevo chiedere se... Ha mai avuto un momento di quella gara in cui magari serpeggiava un po' di paura? Prima sentiamo cosa ci ha detto a fine partita e poi ne parliamo. Abbiamo giocato bene, abbiamo giocato da squadra, non abbiamo mai mollato neanche davanti a un palazzetto infernalmente rosso, ma il bianco-nero è venuto fuori, forza, siamo in Serie A e divertiamoci e godiamocela il press deve brevettare la sfera di cristallo aveva parlato di un terzo quarto decisivo ma io i miei ragazzi li conosco caro io ormai veramente ne conosco ognuno è un team eccezionale che anche in Serie A poteva fare la sua bella figura e adesso a questo punto devo dire farà la sua bella figura perché poi verrà il momento di ragionare ma questa ossatura questa spina dorsale questi muscoli e questo cuore non vanno abbandonati per strada. Dorsale, muscolo e cuore e a me ha troppo colpito quella, quella predizione del terzo o quarto decisivo e così è stato perché abbiamo chiuso sopra di 12. Ma, ma sì perché ormai io l'amico Fritz qua di fianco lo conosco <ride> e ho capito dove va a parare, ho capito quando si preservano e ho capito quando fanno l'accelerata. I nostri giocatori hanno veramente giocato in maniera intelligentissima grazie al coach, è inutile, è inutile girarci in tondo, la palacanestola è completamente diversa da altri sport ed è fondamentale veramente misurare. Eh, vai a vedere cosa ha fatto Bergamo nella prima con noi: ha sbagliato, è andata troppo veloce. A un certo punto è finita la birra e noi gli siamo tornati sopra. Perdevamo credo di 15 a un certo punto e siamo riusciti a tornare sopra e a vincere anche piuttosto bene. È chiaro che la pallacanestro è questa: è eh, tanta testa oltre a tanto fisico a questi livelli. E oggettivamente eh, intuivo quale sarebbe stata la strategia di Coach Lardo, e ci ho preso. Insomma, <ride> però bravo lui, non bravo io. Bravissimo, Ditto... ovviamente il Coach, bravissimi i ragazzi, perché in un finale incandescente ci sono state delle difese incredibili. Siamo morti con la palla in mano, ma l'azione dopo abbiamo fatto fare la stessa cosa a Forlì. Insomma. E poi Pintone che ha messo gli ultimi tiri liberi. Castelli, che non è un tiratore di liberi eccezionale, insomma, anche loro ci hanno messo la grande parte. Io credo che l'ultima azione nostra difensiva possa un po' sì. racchiudere un po' tutta la nostra mentalità, per tutto per quello che abbiamo lavorato. Quando parlavo prima degli ultimi secondi, al di là di quello che i ragazzi hanno fatto di straordinario. Però l'ultima azione, che era l'azione decisiva, e quella per per cui tutti i giorni questi ragazzi hanno han lavorato duramente, per cui è stata la, la, la difesa migliore del campionato, ha messo in difficoltà tutte le squadre, eh, chiaramente senza togliere, eh, pensare all'attacco, alla tecnica, che hanno un talento eccezionale i miei giocatori, ma quell'azione lì racchiude un po' la mentalità della nostra squadra. Ultima azione come ultime battute della nostra prima parte di trasmissione, quindi lì nella pubblicità per qualche piccolo passaggio promozionale torneremo qui per la seconda parte per parlare appunto dei ragazzi protagonisti di questa cavalcata. Eccoci di nuovo in onda con la seconda parte della nostra trasmissione in cui stiamo andando ad analizzare la cavalcata della GSA APU di Udine che ha conquistato la promozione in Serie A e lo faremo con la nostra lavagnetta tattica analizzando i giocatori che sono stati i protagonisti di questa cavalcata perché abbiamo parlato dei momenti ma adesso è giusto parlare dei ragazzi. A cominciare il primo nome della lista in maniera puramente casuale è Riccardo Castelli che potremo vedere a breve nel nostro video. Eccolo qua Ricky, con 12,7 punti segnati, 6 rimbalzi e 3, 26 minuti a gara. È la top scorer della squadra bianconera. Rapida rassegna insomma di cosa pensate di questi ragazzi. A cominciare dal presidente ma di fronte a quei punti non posso che pensare a tutto il bene possibile. Ma a parte gli scherzi, eh, Riccardo è un ragazzo veramente a modo, fuori dal campo. È una persona molto posata, molto tranquillo. molto... Eh, diciamo quell'impeto che lui ha in campo fuori invece non traspare è un ragazzo che Davide mi aveva proposto, è stato forse uno dei primi forse il primo, non ricordo memoria oggettivamente chi abbiamo firmato per primo ma è stato uno dei primissimi, arrivava da Ferrara dove aveva fatto molto bene e per noi era un crack eh, e poi è stato, ha, ha mantenuto le promesse mister eh. Coach, no, vabbè, lo so stava. che ti piace, mi stava. piace, mi piace. <ride> però un lungo atipico, prova beh, beh, velocissimo, fatto. noi eh, tutti i giocatori che abbiamo preso gli abbiamo spiegato il nostro progetto, alcuni come Riccardo venivano da Serie certo. Superiore, alcuni erano protagonisti in questa serie, in altre squadre, noi abbiamo spiegato che dovevano mettersi al servizio della squadra e questo è stato fondamentale, hanno capito il nostro progetto e perciò è stata forse anche questo un punto di forza, scegliere anche delle persone che capivano cosa gli chiedevamo e Riccardo è uno di questi. Chiaramente veramente nel suo ruolo il giocatore più forte in questo campionato, ma i numeri che avete letto sono eccezionali, ma ancora di più le cose che fa e non si leggono nei numeri perché sia difensivamente che offensivamente è un giocatore un top, veramente per questa categoria, persona stupenda, chiaramente ottima scelta. D'accordissimo, un lusso per la categoria e un amore sconfinato anche per i suoi due cagnolini che abbiamo testato nella trasferta di Montecatini, Barbara, insomma, davvero un ragazzo eccezionale. Sì, io dall'inizio della stagione l'ho ribattizzato Bomber, utilizzando un termine un po' più calcistico, proprio perché lui eh, diverse gare le ha praticamente decise da solo, con delle realizzazioni veramente di un'altra categoria un punto fermo di questa squadra eh, un ragazzo poi anche dal forte temperamento il che, che non guasta sinceramente È un ottimo acquisto senza dubbio Passiamo a un altro lungo importantissimo Joel Zacchetti, numero 7 della GSA, eccolo qua qualche punto in meno, diciamo la metà 6,3, 4,7 rimbalzi a partita, 66% ai liberi sono numeri magari non esorbitanti ma un carisma in campo che fa la differenza. Joel è veramente un ragazzo ormai che è di casa per la nostra squadra perché sono ormai credo il terzo anno che è con noi, a me piace molto. È un ragazzo che c'è nei momenti importanti, nel senso che ai playoff ha fatto credo molto meglio che non durante la stagione, essendo un, un, un big man è chiaro che deve sempre stare un po' attento alla gestione dei propri, delle proprie fasce muscolari e, dei propri, e di tutta la propria struttura, lavorano col fisico questi ragazzi, quindi è chiaro sì. che deve stare molto attento, e, però a me piace molto e soprattutto è una bandiera udinese, quindi andava confermato. No, beh, Joel, quando gli ho parlato in estate chiaramente ci teneva da matti a, a essere riconfermati e soprattutto aveva motivi di rivalsa, proprio voleva dimostrare eh, di poter far parte di questo progetto e l'unica cosa che dispiace veramente è i tanti infortuni che ha avuto durante l'anno, se non poteva sicuramente avere un rendimento migliore, non si è potuto allenare con costanza, però la sua esperienza e la sua bravura sono venuti fuori al momento giusto nei playoff. E Barbara, qualche gancio ce l'ha regalato davvero a tirarci fuori le castagne dal fuoco? Sì, Gian è un ragazzo un po' silenzioso, di poche parole, però effettivamente, come giustamente ha detto il presidente e il coach, eh, nei playoff è stato tante volte decisivo. Non è un giocatore che magari è sempre, tra virgolette, bello da vedere in campo per il ruolo che ha, però quando serviva che mettesse... Eh, la mano, il canestro c'era cioè, e questo è stato fondamentale per uno che comunque Udine chiaramente ce l'ha nel cuore da sempre, quindi penso che lui abbia vissuto questa promozione in maniera particolarmente intensa. Tra l'altro chiedo venire alla regia. Avevamo anche alternato per ogni giocatore. Nel post partita abbiamo selezionato un piccolissimo stralcio di quello che hanno detto. E Di Castelli non abbiamo fatto sentire le sue parole. Come al solito timido e riservato ha scaricato il merito della partita e della vittoria. Sentiamo sul chi? Quando finisce la diretta Giovan Pietro, partiamo, ma oh, domattina! <ride> C'è un Fontanini ovviamente alla grande perché è una grande festa. Sì, stanchi, contenti, l'obiettivo era questo, è stata lunga, difficile, una settimana fa ci davamo per morti e, e si è risolti si è alla grande, felicissimi tutti. È una squadra davvero che risorge sempre, anche più 13, poi 69 pari, però gli attributi per tenerla sì. lì. Ma che copia siamo i Castelli? Con un pinton così cosa vuoi fare? È marcabile. Eh? e quindi ha vinto lui. eh! Ha vinto la squadra, dai. siete un grande gruppo i break decisivi, eh, quando conta Marino sa, sa cosa fare con, con la palla in mano sa cosa fare è assolutamente una frase eccezionale adesso torniamo in linea sentendo anche quello che ci ha detto Zacchetti come dicevate giustamente voi silenzioso, però quando anche c'è da dire la sua lo fa grazie alla squadra comunque non sono stati i miei due canestro, non so cosa ho fatto l'importante è aver vinto abbiamo vinto insieme tutto l'anno stessa sera l'abbiamo dimostrato è stata una partita durissima Partita durissima, lui anche qui di poche parole non sono riuscito a cavargli tanti giudizi, non mi ricordo quello che ho fatto, questa è la sua analisi. Passiamo al terzo giocatore, importantissimo, lo abbiamo già nominato prima, Manuel Vanuzzo, sette punti e mezzo, un lungo tiratore, capitano vittorioso perché appunto scendeva di categoria da, da Sassari a Udine, però il vizio della vittoria non l'ha perso. Sì, sì, faremo le magliette noi con l'hashtag Vanuzzo porta bene. Eh, a parte gli scherzi, eh, come dicevo <ride> prima, è stato un punto di riferimento tutta la stagione, era quello che gli avevo chiesto, eh, lo ha fatto, lo ha fatto alla perfezione, eh, è un giocatore che mi piace molto dentro il campo e anche molto fuori dal campo, è un vero campione. Coach, 41 anni, non sentirti. Vabbè, mh, persona eccezionale, veramente lo conoscevo già, ma ancora di più si può parlare solo bene della persona conosciuto come un grande tiratore, ma lui era un collante difensivo pazzesco, è stato un uomo squadra eccezionale e devo dire un allenatore in più, perché noi dello staff tecnico con i miei assistenti molte volte parlavamo con lui anche di scelte in campo e lui ci ha dato una grossa mano, veramente un'addizione di valore pazzesco. E beh Barbara, chi meglio di lui può conoscere i segreti del parquet? Assolutamente, poi in una stagione... Che si preannunciava ricca di partite da dentro, fuori, avere un elemento così che ne aveva già disputate diverse ad un livello ancora più alto è stato preziosissimo. È la classica bella persona, no? quando noi anche lo diciamo all'interno delle squadre. È stato un punto di riferimento importante per i giocatori, un capitano veramente a 360 gradi. Assolutamente serio, serissimo, anche nella festa. Sentiamo cosa abbiamo scelto di Emanuele Vanuzzi. Quando siamo arrivati all'inizio sapevamo di tutte queste aspettative e tutti i tifosi che chiaramente non vedevano l'ora di raggiungere questo obiettivo. Eh, ci ha seguito tutto l'anno, ci sono stati vicini, eh, penso che si meritino questa vittoria anche loro come ce la siamo meritata noi. Adesso finalmente sono tornati in Serie A e eh, adesso vediamo l'anno prossimo cosa succederà. C'è la massima compostezza, la pagatezza di Vanuzzo e c'è la sregolatezza della nostra Prossima scheda, insomma, il più sregolato in assoluto del roster, eccolo qui: Riccardo Truccolo, che ha segnato più di 10 punti di media, 36% da 3, che non è assolutamente male, una palla, virgola recuperata a gara, è davvero tanto. Mettiamo un punto di domanda: abbiamo anche fatto delle domande in questa lavagnetta tecnica, miglior difensore? Siamo l'uomo francobollo perché quando si attacca un avversario non si stacca più, è veramente un difensore eccezionale con delle ottime doti d'attacco e soprattutto è un ragazzo nostro, nel senso che a parte una parentesi di un anno che non c'è stato per motivi di scelte che io, che io purtroppo ho avvallato, ma non, insomma, non andavano forse fatte, cos'è no di poi. Enrico eh, è, è un bel soggetto, poi è di qui, è un ragazzo molto inserito nella realtà locale, è un ragazzo che lavora bene e soprattutto se ha una guida tecnica giusta è un ragazzo che fa le cose che gli vengono dette di fare. Coach, cosa hai pensato quando l'hai visto la prima volta? <ride> io guarda, io eh, gli ho detto, ci abbiamo parlato, abbiamo fatto un bel colloquio e Lui mi ha impressionato subito perché si traspariva veramente, trasparivano le, le sue doti umane. Veramente un ragazzo di un'umanità pazzesca e quando lui ha detto coach se mi dai l'opportunità di giocare per questa squadra io mi butto nel fuoco. E così ha fatto, fatto e devo dire che lui è migliorato tantissimo da tutti i punti di vista, un giocatore... Che non può non piacere ai propri compagni di squadra, è migliorato tantissimo anche in attacco nelle sue scelte. Lui ha un grandissimo tiro da trema, ha lavorato anche su palleggiare e se tiro. Mi ha iscritto miglior difensore punto interrogativo della squadra, no, del campionato. Del campionato. È stato, lui <ride> ha distrutto tutti i migliori giocatori delle altre squadre, ma non si può solamente soffermarsi su una piccola cosa. È stato un giocatore totale di grandissima importanza. Ho messo il punto di domanda per non fare un dispetto a Michele Ferrari, <ride> parlerei poi anche lui è un grandissimo difensore sono tutti degli eccellenti difensori e poi davvero è il pericolo di ogni parcheggio ha rischiato di romperne più di qualcuno sì. In Poi per energia, estro, entusiasmo, Reiki un po' condensa, tutte queste caratteristiche. Io me le ricordo quando era ragazzino e devo dire che mi ha impressionato come sia cresciuto anche a livello proprio caratteriale. Questa squadra c'è sempre stato, ha, ha dato tantissimo e le volte che magari in cui. Non riusciva a, a dare il proprio contributo, era il primo a soffrirne. Sì. E questo è sempre un segnale di grande attaccamento alla maglia, ed è quello insomma, che lui ha dato dall'inizio. Davvero, attaccatissimo alla maglia, è una battuta, anche attaccato alla bottiglia, l'abbiamo trovato. Nel post gara, se... sentiamo appunto cosa ha detto Trucco. La prima che si ubriaca, definitivamente, cerchiamo di parlare con Riccardo Truccolo, mentre. Porta chiaramente è nel canestro. Allora oggi avete mandato pure. Porta nel canestro ha detto che era sua, era suo. Oggi voleva attaccarlo. Alla fine ci sta entrando dentro il canestro, ci sta entrando. Tra l'altro, avete dovuto sfidare oltre che una grande squadra. Una tifoseria numerosa. Ma le difficoltà a voi fanno il solletico, esatto. Cioè, onestamente, eravamo concentratissimi sulla partita. Il tifo, anzi, a me ha gasato. Ero contento. In campo c'era carica, si sentiva, forse bene così, c'erano anche i nostri tanti si sentivano, quindi va bene, va dicevamo, bene. Diciamo della qualità di questo gruppo. Siete tutti fortissimi, tant'è che oggi tu sei entrato per decimo e hai svoltato la partita, tanto per far capire quanto è profondo questo roster, ma quanto siete squadra. Un sacco, infatti lo dimostra il fatto che ogni partita c'è stato un protagonista diverso. Oggi Mauro L'altra partita non mi ricordo quanti punti aveva fatto, aveva messo bombe importanti, oggi ne ha messi 17, l'altra volta Poltro ne aveva fatti pochi, oggi ha fatto punti decisivi, anche tanti mi pare. Non ho visto i tabellini. Joel altre volte ne ha fatti di più, c'è sempre uno diverso. e è Questo è il bello. Abbiamo vinto per questo perché eravamo tutti, compreso Marchetti che non ha giocato queste partite qua a finali, però ci ha permesso di allenarci, di giocare anche le altre partite, che è incredibile. Quanto ti Gasa la 2? Tantissimo, ci ritorno. Poi, come ho detto prima, in una coincidenza, una situazione pazzesca, perché proprio contro, con Gigi Garelli eravamo allenati ed è finito tutto, non per colpa sua, per cose societarie, ma. e ci ritorniamo contro di lui, quindi con Lino, e teniamoci Lino. A parte. c'è un'investitura importante a fine intervista, ma insomma, penso che. Oh, Sia sì, un pensiero collettivo dello spogliatoio. Passiamo al prossimo giocatore, un altro leader silenzioso. Importantissimo Davide Poltroneri, 10 punti di media, sangue freddo. Abbiamo scritto e lo ha tantissimo: 75% liberi. Giocatore decisivo, anche qui punto di domanda. Sì, eh, Poltro è veramente un ragazzo dal mio punto di vista misterioso, nel senso che è meno permeabile di altri, è un po' più orsetto, però è veramente, io adesso non devo fare lo psicanalista, io faccio il presidente, è un ragazzo che quando è in campo ha un primo passo eccezionale, quasi da americano, è un ragazzo che secondo me proprio ha un modo di muoversi veramente da categoria superiore da sempre, è stato con noi. Mh, per più tempo ci conosce, conosce i pregi e i difetti della nostra organizzazione, ha accettato di restare ancora, questo ci ha fatto onore e poi in campo anche quest'anno ha, ha dimostrato quanto vale. Eh, lui è veramente un tipo particolare perché proprio lui entra in modalità playoff, lui switcha sì. e va in modalità playoff e quando va in modalità playoff non ce n'è per nessuno. Infatti in gara 5 a Bergamo si è preso un po' di riposo, tutti si sono spaventati e in All finale right. poi, ci ha fatto vedere... Di che pasta è fatto? No, Davide mh, non si è preso riposo. Anche in gara 5 è stato importante, pur non portando punti. Questa è la sua grandezza. È un giocatore che è un po' umorale, ma soprattutto non accetta soprattutto i suoi sbagli. Sì. Ma credo che in questa stagione qui, e lo conferma il fatto che è quello che ha avuto più minutaggio in tutta la stagione eh, perché era un, in un ruolo sia. Nella squadra troppo importante, io glielo avevo detto all'inizio del campionato, quando abbiamo deciso di chiedergli se lui voleva rimanere, che sarebbe stato un giocatore importantissimo per i nostri equilibri. Così è stato. E anche sai, tutti pensano che sia un attaccante, e quando magari non segnava tanto, oh mamma mia, e invece era un giocatore di fondamentale importanza perché se andiamo a vedere rimbalzi, difesa, eh, intelligenza tattica, fondamentale nei playoff. Sia che segnasse o no è stata una presenza importantissima e decisiva. Assolutamente vero questo Barbara. Sì, diciamo lui un po' il burbero buono, no? Un <ride> ragazzo che sorride poco, che non si fa molto vedere, eccetera, però in realtà un ragazzo che è stato fondamentale. Ha patito tanto l'infortunio che gli è capitato a fine gennaio, l'ha tenuto fermo alla fine quasi due mesi e ha fatto un po' fatica a riprendersi da quella botta. Si vedeva proprio la sofferenza di quando era costretto a rimanere fuori e a vedere la squadra che continuava la sua cavalcata. Però poi, come è stato detto, nella fase decisiva della stagione c'è stato ed è un elemento che. Secondo me può fare la differenza anche nella categoria superiore. E a fine partita, Poltroneri qualcuno ha cercato di farlo sorridere, quantomeno mm. vediamo. Udine è sempre stata più forte. <ride> sì, beh, più forte di loro sono stati bravi, non hanno mai mollato noi, però siamo stati più bravi. perché. Però noi abbiamo sia, il bomber. Siamo riusciti e Noi abbiamo, eh, il eh, abbiamo il bomber. No, eh, siamo stati bravissimi perché non era semplice. Alla fine ci ha messo in difficoltà, eh, messo le bombe difficili. Però siamo stati bravi, sono ancora un po' incredulo visto come si era messa. Però Bombe sono difficili. Un paio, l'ha messa il signore, tra l'altro il pubblico cercava di venire sopra la tua CTD. Prima di tutto, faccio complimenti a loro, complimenti ai loro tifosi. Sono venuti qua in tantissimi, hanno tifato tutta la partita. Loro non hanno mai mollato. Partita difficilissima, si sa, sono finali. Niente, sono felice perché veramente questo gruppo ha dato tutto, ha lavorato tutto l'anno, ci troviamo bene insieme. Quindi meritava sia la società, il gruppo, la gente, il relatore, tanta gente che è venuta a vederci. Quindi abbiamo sempre dato tutto e alla fine questo ha pagato. Quindi sono felicissimo. Li abbiamo visti in coppia, e quindi andiamo a vedere la scheda di un altro protagonista assoluto, proprio di Antonio Porta, che è Tonino da Santa Fe, ormai lo conosciamo così. Esperienza, giocatore chiave e lo testimoniano i 17 punti in finale. Sì, eh, Antonio è un giocatore che, come hai detto correttamente prima, abbiamo preso per rafforzarci nel momento in cui avevamo un po' di problemi, di infortuni e ci stavamo per approcciare i playoff, eravamo lì ed era fondamentale per noi andare a, a irrobustire la squadra, il roster, perché avevamo capito, perché l'avevamo già vissuto in passato, che sarebbe stato molto lunga la cosa e non volevamo lasciare nulla di intentato e nulla al caso. Anche qui quando Michelic mi, mi, mi manda il video, eh, mi manda un Tonino che fa mi pare 50 punti, una cosa del genere, nel campionato danese, è chiaro che eh, sì, eh, tutti i presidenti piacciono, no? però lo abbiamo preso per fare il play. E quindi Tonino ha perfettamente... Eh, Diciamo, si è medesimato una parte, ha giocato da play, ha giocato, è entrato in punta di piedi e poi quando è stato il momento clou ha fatto vedere di che pasta è fatto. Come è stato? Eh, esattamente la valutazione è questa. Intanto, devo ringraziare la società veramente, che mi ha dato a disposizione un giocatore che assolutamente non pensavo potesse essere a disposizione nostra. È chiaro: lui ha patito un attimino il cambio di ritmo dal campionato danese, dove lui aveva fatto una scelta di vita. Ma nel momento in cui gli abbiamo proposto questa opportunità, si è messo a disposizione e intelligentemente è, è arrivato a posto nel momento giusto. Ma lui ha fatto tantissime cose fuori dal campo insieme ai ragazzi eh, si è messa a disposizione la sua esperienza, anche la sua umanità ha aiutato tanto i giovani, ma con Marchetti e Nobile ha veramente li ha aiutato in quel ruolo. Perciò è stato diciamo di aiuto non solamente sul campo, ma è logico che poi le ultime partite è uscito fuori veramente tutto il suo talento, tutta la sua esperienza, la sua anche rabbia agonistica e chiaramente Gara 5 e gara e, e la finale veramente era proprio da animali da parquet sì. e lui l'ha dimostrato lì lo possiamo dire, ormai siamo quasi in fascia protetta l'abbiamo detto in Radio Cronaca, io e il Fonta lì ha tirato fuori i cones <ride> e non ce n'è stato più per nessuno sì, io forse il giocatore che inizialmente avevo fatto un po' più fatica a capire, anche perché era entrato all'interno di una squadra che comunque era già un gruppo collaudato, quindi ehm, chiaramente gli ci è voluto un po' di tempo per inserirsi. Però effettivamente a livello di qualità è stato quel valore aggiunto che tutti ci si aspettava nella, nella fase clou della stagione e anche magari. Nei momenti in cui sembrava essere un po' più oggetto misterioso che giocatore, dalle grandi caratteristiche, è riuscito poi sempre a rispondere sul campo con i fatti. Quindi, sicuramente. Un, lascia sicuramente un buonissimo ricordo di questa stagione. E poi c'è un altro grandissimo protagonista, Mauro Pinton, numero 13 in ordine numerico, 11 punti a partita, 48% dall'arco, tiratore scelto, uomo della finale, anche qui il punto di domanda perché se la gioca un po' con Antonio Porta, però terzo e quarto quarto ne ha messi 17 anche lui. Sì, Mauro è stato un altro crack di quest'estate, anche lui è un ragazzo veneto, viene da Marghera. È un ragazzo che ha giocato sia come playmaker che come guardia, l'avevamo preso per fare questo, lo ha fatto, lo ha fatto alla perfezione, è una sentenza, è un giocatore che quando ha la palla in mano eh, o segna oppure si porta via due o tre giocatori a tentare di marcarlo. Giocatore meraviglioso, dall'arco, ma di Rallino, ho visto poi nella finale che ha anche penetrato molto, ha anche attaccato il ferro, mi ha colpito questo Lino. Eh, eh. Mi ha fatto veramente piacere perché lui di solito è più perimetrale, ma lo lascio dire a Lino: grande giocatore, insomma, non c'è niente da dire. Una, eh, ha fatto quello per cui l'avevamo preso e l'ha fatto alla perfezione. Era più arrabbiato per quel tap in, quel tentativo di alle-up sbagliato che per i 17 punti non era contento. Quindi, un perfezionista. Sì, ma no, è. Eh, eh, eh. È difficile trovare un difetto a Mauro, veramente. Mauro è un ragazzo eccezionale, ci ha dato una spinta notevole. Io gli ho parlato quest'estate personalmente a Jesolo e quando gli spiegavo il nostro progetto, che lui sarebbe stato un giocatore importante, non mi sembrava convinto perché non mi guardava con quel suo equilibrio. No? Negli occhi non vedevo quello. Ma guarda, gli ho detto, guarda che è una cosa importante, guarda. E lui dice, sì, coach, sì, coach. No, con quella <ride> tranquillità e quella tranquillità che tempo. lui ha trasmesso a tutti, ma con una grande professionalità, una grande serietà sul talento. Io lo conosco da una vita d'avversario, perciò lo conoscevo molto bene. Perciò ti dico: ha veramente trasmesso e poi non ha sbagliato un allenamento, sempre presente. Veramente un ragazzo eccezionale, un giocatore super per questa categoria e si merita veramente di nuovo la serie superiore se la merita ovviamente tantissimo ragazzo perfetto sotto tutti i punti di vista sì, io in un articolo lo defini come il giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero volere, nel senso che è un giocatore con una strema freddezza in campo, sì. cioè lui, nei momenti più difficili, in cui magari c'era qualche compagno che cominciava a perdere di vista, lui l'ha sempre piazzata, cioè l'abbiamo visto in diverse gare e anche come professionista, ho avuto modo di, di seguirlo un po' durante gli allenamenti, cioè è sempre presente, ma è una. Parola fuori posto, sempre un atteggiamento comunque rivolto al bene della squadra. Questa proprio è una cosa che si è vista e a livello poi tecnico, anche lui sicuramente di un altro livello rispetto alla Serie B, cioè proprio un giocatore di, con grandissime caratteristiche. Sentiamo cosa ha detto Mauro Pinton. Che con l'ultima parola credo abbia riassunto alla grande quello che è successo a Montecatini. Te lo voglio ripetere anche in diretta agli attributi che fumano, perché quando era difficilissima sul 69 pari la palla arrivava nelle tue mani. Sì, era meglio se, se qualche tiro entrava o se magari in qualche fallo arrivava anche di qua alla fine. Però la nostra arma è stata sempre la difesa tutto il campionato e gli ultimi minuti, anche se l'abbiamo segnato, abbiamo tenuto botta qua. Che era una stagione che vi ha visto soffrire tanto, però sempre vincere, vincere tre volte il campionato, però finalmente adesso si festeggia. Sì, come tutti quelli che, come i tre che vincono le Final Four, bisogna vincere tre volte. E siamo diventati squadra nella serie contro Bergamo. e Una figata semplicemente una figata, eh. effettivamente non si poteva fare di meglio. Parliamo ancora di altri giocatori, Marchetti è la nostra prossima Ah no, era Nobile. Vabbè, andiamo di Nobile, ho sbagliato io la scaletta, perché è davvero importante parlare di questo ragazzo che ha segnato 4 punti di media, 3, classe 95, most improved player, insomma, il giocatore più migliorato, penso senza dubbi. Sì, questo è un ragazzo nostro, tra l'altro è proprio eh, non solo nostro perché è di Udine, ma proprio della squadra, il suo Tesseramento. E, è un ragazzo sul quale io quindi ho anche investito quest'estate perché lui era in uscita da, da Pordenone che purtroppo il progetto chiudeva. E, devo dire la verità, è stato bravo, mica lì a insistere con me, ce lo siamo guardati bene, io me lo ricordavo perché ci aveva fatto anche tipo 18 punti contro in un derby, per cui insomma era facile ricordarselo. Però è un ragazzo che è cambiato molto, nel senso che non è più il playmaker perimetrale che sparacchia, ma è un playmaker vero adesso. Questo è Grazialino, lo ha migliorato tantissimo e poi alla fine ha preso di quelle responsabilità un ragazzo così giovane, ha tenuto il campo tanti 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 minuti sia in, contro Bergamo che poi in finale. Hey, prima, con una concorrenza poi da, da gennaio in poi come porta Marchetti, giocare nello starter eh, sia nella finale sia in gara 5, insomma, lei ci credeva no, tanto. Ha sorpreso, ha sorpreso tutti noi eh, per i miglioramenti che ha fatto. È stato bravissimo all'inizio, ha fatto molta fatica. Mi ricordo che proprio mi chiedeva, il coach, ma io devo imparare a far giocare la squadra? Mi sento di difficoltà, non so cosa fare. Ha lavorato come un matto, sia sul tiro, sul lavoro individuale. E giocare insomma, con tutti i giocatori di esperienza così non era facile in un ruolo così importante, si è ritagliato eh, partita dopo partita, gio do gio eh, giorno dopo giorno, eh, la fiducia di tutti i compagni, si sentiva che i compagni avevano fiducia in lui, è diventato anche un ottimo difensore, perciò è chiaro, siamo molto contenti, ma gran merito è merito suo che... Ha, ha avuto costanza, poi è un ragazzo di 20 anni, eh, ma sembra un ragazzo di un'altra generazione, sì. molto serio, eh, posato, insomma, educato, veramente eh, un ottimo ragazzo e insomma, noi crediamo molto in lui. Futuro che può essere solo roseo per lui. Sì, anch'io sono rimasta impressionata da questo ragazzo perché mi ricordo quando è arrivato anche a livello proprio di condizione generale era quello un pochino più indietro rispetto agli altri, ma in pochi mesi si è proprio messo a disposizione dell'allenatore, è cresciuto tanto. E poi sabato sera a Montecatini gli ho detto: cioè, per un ragazzo di 21 anni vivere una promozione così, sì. cioè, non è una cosa da poco. E immagino che lui. Non so se veramente è veramente riuscito a percepire mm. quello che è riuscito a fare perché lui l'ha vissuta proprio da protagonista. E, mh, sicuramente è un giocatore, visto anche il ruolo particolare, quello del play, che sappiamo che eh, le responsabilità sono più alte, sicuramente eh, può avere un grandissimo futuro anche perché. Mh, un ragazzo che si applica, che lavora moltissimo, è abbastanza perfezionista nelle cose, quindi tutte caratteristiche che fanno sì che insomma, la sua carriera possa solo essere rosa. Passiamo questa volta davvero a Gianluca Marchetti, che come ho detto non è stato protagonista nella finale, ma doveva essere assolutamente analizzato, abbiamo ancora Nobile, eccolo qua, Marchetti, 7 punti, 63% nel tiro da due, 80% libri, sono i numeri ovviamente di un grande playmaker. Sì, sì è, un ottimo, è un ottimo giocatore, è un giocatore che io non conoscevo, che mi è stato fatto conoscere quest'estate, um, un ragazzo anche lui molto giovane. Eh, un ragazzo che, che, che tiene molto bene il campo anche egli, l'idolo delle donne, delle nostre tifose femminili. A parte gli scherzi, un ragazzo bravo, serio, che, che ha dato tantissimo durante la stagione. È riuscito comunque a era, era il play titolare fino alla prima dell'arrivo di Porta, al quale ha avuto l'intelligenza e la come si può dire, forza d'animo di fare posto nel momento in cui. È arrivato, non ha mai avuto un'alzata di testa, un'alzata di capo. Ha capito quando era il suo momento. Questo, insomma, è, è, è impagabile. Bravo ragazzo, grazie per tutto quello che ha fatto per noi. Ovviamente, non era facile tenerlo fuori, no? No, è stato, è stato veramente dispiaciutissimo. Erano scelte veramente dolorose, difficili per quello che ha dato Gianluca a questa squadra. Grandissimo cuore. Io quest'estate il presidente non lo conosceva gli ho detto: Vedrai che ti innamorerai di un ragazzo. Che gioca veramente con un entusiasmo, una voglia pazzesca. Non dimentichiamoci che ha fatto delle ottime partite e la grandissima partita di Orzi Nuovi, che veramente è stato protagonista assoluto. Eh, con l'arrivo di Porto ho dovuto fare delle scelte, come dicevo, dolorose, che chiaramente qualsiasi giocatore tenevo fuori sarebbe stato difficile, purtroppo per, per esigenze tecniche e di, 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 di roster avversario. Lui è quello che ha pagato di più, però ha avuto un rendimento. Anche questi numeri qua lo, lo confermano. Eh, e, e, e anche lui c'entra molto nella crescita di Nobile, perché sì. comunque tutti i giorni si sono allenati contro. E devo dire che lui, sicuramente in difesa, ha messo in difficoltà tutti i giorni Nobile, e anche questo è un merito suo. E poi, fuori dal campo, è un ragazzo davvero molto solare. Sì, assolutamente, io che sai che provengo dal mondo del calcio, in altre situazioni essere escluso nelle partite sì. chiave avrebbe potuto disturbare parecchio lo spogliatoio, invece lui anche tramite messaggi, tramite i social, tramite i suoi amici ha sempre eh, vissuto comunque come protagonista tutte le gare anche nelle quali non è sceso in campo dando una certa vicinanza, un certo calore ai suoi compagni e questo è importante perché si sta poco poi a rovinare certi meccanismi all'interno dello spogliatoio invece qui chiaramente c'è tutta la bravura del coach ma anche dello stesso giocatore di non aver voluto creare problemi e anzi appoggiare la squadra e continuare a lavorare Scusa ci devo a sì, sì, sì. che effettivamente lui ha avuto un comportamento esemplare sì. in questa situazione qua che non era semplice veramente e tutti l'hanno apprezzato soprattutto i compagni sì, sì. Ho visto nella finale di Montecatini ovviamente nel prepartita soffriva ma poi è stato davvero un grandissimo a festeggiare con tutti i compagni anche nel ritorno e il timer incombe ma sapevamo che ci saremmo presi una licenza, lo sanno anche dalla nostra emissione a Trieste e quindi andiamo avanti perché c'è Michele Ferrari, 8 punti difesa top, dinamismo lo consideriamo insostituibile? Sì, anche lui usciva da, da Pordenone, anche lui è un ragazzo di qui, di Udine, e, e noi volevamo comunque avere una componente udinese. Gioca in, un ruolo, gioca in due ruoli, un 4 e un 3, eh, è, è, è un ragazzo che conoscevamo per averlo avuto come avversario eh, e temevamo per averlo avuto come avversario, eh, quindi c'era massimo rispetto, quest'estate lui ha accolto al volo l'offerta che gli abbiamo fatto. E devo dire la verità: anche lui durante la stagione si è, molto, si è molto cambiato, si è molto trasformato, grazie al coach che ne ha plasmato le capacità rendendolo più difensivo che offensivo. A Pordenone era molto più offensivo. Eh, devo dire la verità che eh, impressionati non so quanti rimbalzi abbia, abbia, abbia certo. raccolto sabato sera 7, 8, non lo so quanti ma certo che senza lui in campo per noi diventava sempre difficile ha dato un apporto importantissimo anche lui oscuro talvolta magari in termini di finalizzazione anche se non è vero perché ha avuto un periodo dell'anno che ha fatto tantissimi punti Ma eh, cioè, bel ragazzo completo sul quale secondo me si può ancora lavorare può ancora migliorare un esterno No, per tutte le stagioni no beh, Michele no io quest'estate quando visto che volevamo fare roster lungo gli avevo proposto comunque visto che lui giocava parecchio in precedenza nelle altre squadre ho detto guarda che io ti devo dare un ruolo magari che non, non avrai tanto minutaggio però sai e lui mi ha detto coach non preoccupate che mi guadagnerò il minutaggio e potrò essere importante e Michele un giocatore eccezionale e magari gli esteti del basket lui non ha sicuramente una, te, una tecnica sopraffina ma è di un'importanza fondamentale come ha detto il presidente gioca in due ruoli ma fondamentalmente gioca in cinque è uno di quei giocatori insostituibili eh, per tutti gli equilibri, intelligentissimo e se andiamo ad analizzare tutte le nostre partite nei break decisivi c'era sempre lui in campo o quasi sempre perciò questo dall'importanza non solo dei numeri ma anche della sostanza di Michele in questa squadra. Eh sì, perché poi è stato bravissimo a rientrare da protagonista con una finale davvero giocata alla grande a Bergamo, il coach l'ha fatto giocare di meno per, perché lo conoscevano bene dall'altro versante, però poi ha fatto vedere tutto il suo valore. Sì, assolutamente giocatore imprescindibile. Io mi ricordo all'inizio della stagione che faticava un pochino a ingranare, c'era già chi diceva che forse non era all'altezza della situazione, invece di domenica in domenica Michele ha tirato fuori tutta la sua capacità, tutta la sua grinta, è un ragazzo che arriva sempre al campo sorridente, uno che si diverte a giocare proprio e anche questo poi vuol dire tanto, perché è uno positivo che trasmette anche al gruppo una certa positività. quindi... E si gioca facile con lui in campo. Sentiamo cosa ha detto a fine partita, anche lui è emozionatissimo. Oggi, oggi, oggi ha avuto fiducia, ci ha dato tanto. Eh, volevo questa vittoria, volevamo tutti volevamo andare a salire di categoria e, e niente, mi viene da piangere. <ride> Eh sì, gli veniva da piangere, ha interrotto l'intervista. però ragazzo davvero eh, eccezionale, d'oro. E abbiamo l'ultimo del roster, eh, eccolo qua: Cristiano Di Giulio Maria, un guerriero di 210 eh, cm che ti dà un gran vantaggio. del pitturato non ha segnato tantissimo, però la sua esperienza, anche proprio la sua presenza fisica, e non solo, si è sentito? Sì, sì, l'abbiamo preso innanzitutto perché è un ottimo giocatore. Eh, non serve presentarlo, eh, secondo ricordiamoci che Orzinuovi aveva appena preso Chiacic, quindi insomma, mm. eh, non era detto che ci fossimo trovati Chiarello nel pitturato, potevamo trovarci Chiacic, eh. sarebbe stata diverso il tipo di approccio, non dico né più duro né meno duro, diverso. Eh, inoltre eh, è un giocatore col quale io avevo già parlato in passato e col quale avevo già avuto una manovra di avvicinamento che poi era sfumata per motivi fra i più vari. E ci tenevo a riportarlo ha fatto il suo, l'ha fatto molto bene ha lavorato, ha lavorato credo bene in palestra non, non si è messo a disposizione della squadra eh, ha gestito, si è fatto gestire quindi bene, grazie anche a lui siamo in Serie A Cristian quando c'è stata l'opportunità di prenderlo eravamo anche in difficoltà perché avevamo sia Manuel che Joelle un po' con, con infortunati, e lui eh, si vedeva che voleva venire da noi e ha colto subito al volo questa, questa voglia di, di tornare protagonista con Udine e ha fatto una promessa: vengo per riportare la squadra su. Il suo mattoncino l'ha messo e anche un bel mattone, perché chiaramente nel girone dove giocava era più protagonista, ma era un altro livello. Da noi ha avuto meno spazio, ma quello spazio l'ha utilizzato molto bene con la sua esperienza. E soprattutto è stato di importanza anche fuori dal campo, lui è grandissima personalità, all'inizio era uno spogliatoio eh, sicuramente di, di, di persone moderate, è arrivato lui e ha rotto un po' gli equilibri, ma nel momento in cui ha, ha messo dentro anche la sua umanità è stato anche nei momenti, nei momenti un po' difficili, un po' a sdrammatizzare con la sua... Uh, voglia di scherzare, ma sempre mirata al bene del gruppo. Devo dire che anche a me mi ha aiutato tantissimo con i suoi consigli e poi grandissimo cuore. Cioè sì. Il gran mattone l'ha messo, è bello anche. Eh sì, tra l'altro mattone anche come tripla eh, mattonata certo. di tabella. Che è entrata, è stato un momento topico della finale. Lui ce l'ha sempre detto: ha lasciato Campri che per me era un'isola felice per venire qua, dove mi hanno chiesto non di provare a vincere, ma di vincere perché io so fare solo quello, alla fine è la sua filosofia. Sì, lui è sempre stato uno aggressivo no? nel senso positivo del termine, anche quando era molto più giovane, che l'abbiamo conosciuto qui un po' di anni fa, aveva questo conto in sospeso di voler riportare Udine in Serie A, ci è riuscito. A differenza di altri che abbiamo definito prima silenziosi, lui invece è un gran chiacchierone, uno <ride> che anzi anche parla troppo alle volte, ma sempre in maniera comunque costruttiva e positiva. E questo è stato fondamentale. In questa stagione così lunga, così particolare, quindi sicuramente grazie anche a lui che poi si è raggiunto il risultato finale. Lo, lo stralcio dell'intervista di Giulio Maria l'abbiamo già riassunto, passerei direttamente all'utilità nel contributo, ovviamente, relativo alla doccia del Mister, perché quando hai uno di 210 cm, ti esponi anche a questi rischi. Lo andremo a. Eh, e... Ah, il contrario. mentre viene portato via Lardo. Ok, <ride> hanno caricato l'ardo. E se ti carica di Giulio Maria con il 2-10, secondo me diventa dura. Uscirne fuori. Non so se possiamo andare negli spogliatoi E andiamo negli A me dispiace solo un po' per l'incolumità del braccio di... <ride> di Franco. Ma comunque queste sono le scene che vogliamo eccoci, arriva la festa anche nello spogliatoio c'è l'inolardo sotto la doccia c'è l'inolardo sotto la doccia eh. questa è la degna conclusione di una serata folle per la GSA a più di Udine beh l'inolardo sotto la doccia non lo avremo mai lasciamo spazio anche un po' ai cori Ce ne andiamo, ce le andiamo, se vediamo! Ce liamo, ce li ha! Ce ne andiamo, ce ne andiamo! Se liamo! CEAO! C'è una doccia complessiva. L'ardo è assolutamente il più bagnato di tutti. È scappato, Giubilo eh. e grande festa, davvero. Complimenti a tutti questi grandi ragazzi. Abbandoniamo lo spogliatoio prima di vedere delle scene serie, che... no, no. 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 grandi, grandi, no. grandi. Ne abbiamo viste di tutti i colori, questo è ovviamente andava mandato in chiusura del nostro lungo percorso che però deve prendersi un ulteriore piccolissimo appendice perché abbiamo sentito quest'oggi il sindaco eh, Furionser perché adesso a questo punto la serie A dobbiamo decidere dove giocarla, o meglio la decisione è presa ma bisogna magari accelerare i lavori e vediamo proprio con le parole del sindaco a che punto siamo con la questione carnera. Ma essenzialmente perché è stato trovato dell'amianto che si è dovuto smaltire e poi si sono trovati anche dei serbatoi del vecchio tipo di combustibile che erano stati soltanto riempiti di sabbia e non erano opportunamente smaltiti e le leggi appunto prevedono che sia l'amianto che serbatoi di questo caso di, di combustibile a basso tenore di zolfo vengano smaltiti secondo certe procedure. Poi ulteriormente ci sono state delle richieste proprio sulle macchine del trattamento quindi, quello che originariamente no, era un progetto che doveva semplicemente portare all'ottenimento del, del certificato prevenzione incendi, in realtà si è trasformato in una ristrutturazione radicale di tanti degli, degli impianti che purtroppo erano stati eh, progettati come si faceva allora anche con criteri che oggi non sono più eh, ritenuti salubri. Eh, tra l'altro, proprio perché sono intervenute anche nuove disposizioni. Sul eh, posizionamento dei tabelloni e di tutti i cartelloni si è dovuto anche per poter legittimare il fatto che si posizionavano diversamente da come era stato progettato fare anche ulteriori prove di tenute prove di carico abbastanza complesse proprio sul sistema del tetto perché per vedere appunto se poteva tenere poteva reggere poi se in realtà tutto si è diciamo, risolto nel modo migliore però i, i criteri sono rigorosissimi e quindi ha portato via molto tempo. Come giunta Abbiamo fatto tutte le perizie di variante per poter assicurare la partenza con la nuova stagione della della sportiva del 2016-2017 se non ci sono nuove sorprese si doveva finire proprio entro, entro l'estate adesso penso che eh, l'unico problema riguarda il, sist il sistema del trattamento dell'aria però appunto semmai il problema sarà per poterlo usare quando c'è il gran caldo e quindi su questo potremmo completare i lavori magari anche eh, nell'inverno che poi si tratta Semplicemente di, di mettere macchine per il raffrescamento. Quindi, fino a quando non si arriva adesso all'estate 2017, in realtà l'impianto dovrebbe eh, funzionare benissimo. È una soddisfazione molto grande eh, poter avere di nuovo la squadra di Udine eh, in Serie A. Tra l'altro, appunto, io voglio ricordare che fui proprio uno dei, dei fondatori del, dell'APU eh, quattro anni fa, quando, quando proprio ripartì perché ritenevo giusto che la grande tradizione eh, cestistica eh, udinese avesse una sua squadra. E oggi, però, appunto, dobbiamo essere molto, molto riconoscenti al presidente Pedone che ha investito molto ed penso che abbia fatto entrare proprio la squadra eh, nella storia, lui stesso diciamo, è entrato nella storia di questa città, questa città eh, è proprio nel DNA non solo di Udine ma di tutti i friulani, il basket e avere sia la squadra maschile che la squadra femminile di nuovo in Serie A è proprio diciamo, un anno io direi, storico e un traguardo fantastico, quindi complimenti a tutti gli atleti. Complimenti, l'ingresso nella storia e si spera a breve l'ingresso nel carnero. Sì, sì, nella storia sì, eh, grazie al sindaco, io, io eh, mi onoro di, di, di conoscerlo bene, è una persona stimabilissima a modo, che per il basket ha fatto molto, eh, è vero che è tra i fondatori dell'Apu di questo va, va ringraziato sempre, eh, oggigiorno... Diciamo che fino a ieri io non ho potuto uh, alzare troppo la, la, la testa sulla questione, sulla questione Carnera perché non si sapeva se ci sarebbe servito o meno. Oggi ci serve. Eh, io già questa sera, prima delle, delle, delle commemorazioni della vittoria, dell'iniziativa dell di, 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 di festa, mi vedrò col sindaco e lo accompagnerò io al palazzetto, dove, perché se piove lo facciamo qui al Marangoni. E in quell'occasione io parlerò con lui segnatamente del fatto che ci devono dare una data. Noi abbiamo bisogno di una data perché dobbiamo partire con tutto il marketing, con tutta la programmazione, con quelli che sono gli abbonamenti, cioè entro un paio di settimane da stasera noi dobbiamo avere una risposta certa e definita. È chiaro che eh, per non rischiare nulla, perché poi non dipende dalla volontà del sindaco ma dipende dalla volontà di soggetti terzi che sono collaudatori, commissioni e quant'altro, eh, noi nel dubbio omologheremo due campi, sia il Carnera che Cividale che continua a offrirci ospitalità e questo va, va ringraziato anche il sindaco Balloc in questo senso, eh, perché non vogliamo assolutamente trovarci poi spiazzati. Però eh, è chiaro che il sindaco mi ha garantito, non più tardi di mercoledì scorso, la consegna del, del carnera per i, fin, metà agosto o primissimi di settembre. Adesso vediamo, ad ogni buon conto noi saremo anche vigili da qui in poi e un pungolo per l'amministrazione in questo senso. Anche perché il Pala Benedetti è stato eccezionale nel suo calore, ma ormai le esigenze cambiano. Posso fare sì, una battuta? Il pala, io, io ho definito il Pala Benedetti cioè è stato <ride> è servito anche per fare, perché questo è come un graffio su una lavagna, no? abbiamo beh, tutto quello che si vuole, però più di lì il Benedetti non può fare, l'ha fatto, sarà forse la nostra sede per eh, gli allenamenti sarà certamente la sede per tutte le nostre giovanili su cui noi continuiamo a investire e resterà benedetti però adesso insomma, il vestito ci va stretto Vabbè, è Benedetti è stato storico è una palestra storica per Udine è stata la nostra casa quest'anno ci ha portato bene però io ho negli occhi da avversario il carnera pieno comunque un palazzetto fatto per il basket e ci teniamo da matti a entrarci prima possibile. Se mi permetti, vorrei fare un inciso sul fatto dei protagonisti. È vero, abbiamo parlato dei giocatori, però sì. non posso non ricordare il lavoro straordinario di tutte le persone che hanno lavorato, soprattutto vicino a me, il mio staff tecnico e il medico. All'inizio, quando ci siamo visti, il presidente ha detto "Vinceremo se tutta la società, tutte le persone che lavoreranno a questo progetto daranno il massimo e le persone che hanno lavorato insieme a me hanno dato il massimo, perciò è giusto ricordare anche il lavoro sicuramente delle persone, anche dei dirigenti che sono stati sempre presenti e per ultimo e non per ultimo il nostro straordinario pubblico perché effettivamente ci ha dato quella spinta pazzesca e i ragazzi del settore D che si sono fatti tutte le trasferte e le trasferte lontane, lontane anche. Eh? Sì. Sabato sera a Mortara. Ci sono stati, voglio dire. Ne no? ho incontrati a, a Moncalieri di, di sabato il 27 dicembre a Costa Volpino. Io me li ricordo ah, queste cose qua. Eh, sì. e un grazie grosso così. Veramente. Assolutamente un grazie grandissimo. Tornando al Carnera, l'ultima battuta. Barbara, c'è anche la tua pressione perché giustamente dalla Daciarena al Carnera per uh, vedere sia calcio che basket non sarebbe malissimo. Beh, <ride> per noi che facciamo. <ride> Lavoro, eh, io sai quante ne ho dovute saltare di partite? Eh, I spostamenti, non so. Io così. ricordo sempre, non mi ricordo che era l'avversario, che coincidevano Udinese e Juventus e l'Apu <ride> giocava in casa, io arrivai tipo alle sette di sera, quindi ho perso due quarti e mezzo, quindi sicuramente ci avagevolerebbe. Secondo me onestamente per quello che si è visto, per come è stato fatto tutto, cioè se, la, se il comune non riuscirà a consegnare il Carnera nei tempi previsti, quindi con l'inizio della nuova stagione, secondo me è uno scandalo, mm. perché è tanti anni che questa struttura è ferma e dispiace che ci siano stati così tanti imprevisti. A questa squadra è stato chiesto di fare il passo e l'ha fatto. fatto, adesso onestamente merita di avere una casa adeguata. La palla passa all'amministrazione, vedremo eh, come si evolverà la situazione, speriamo tutto nel migliore dei modi. Siamo andati lunghi ma direi che ci siamo anche abbastanza divertiti insieme, ho abusato dei miei ospiti, li ringrazio ancora, il Presidente Alessandro Pedone, grazie. Grazie a voi, grazie alla nostra città. E grazie a Coachino Lardo. Grazie a voi e un arrivederci per la prossima settimana. Esatto, questo proprio volevo sentire. E poi grazie a Barbara Castellini come al solito. Ti richiameremo a bene. <ride> grazie a te Stefano, buonasera. Lo faremo sapere, grazie mille Barbara. E grazie a tutti voi che siete stati con noi per questa puntata speciale, un po' di fuori tutto, per parlare della GSA in attesa del prossimo splendido anno in Serie A. Buonasera.